Essere una famiglia vuol dire farti sentire a casa anche quando si è soli e casa è lontana. È il messaggio recapitato dal Monopoli, realtà terza in classifica nel girone C di Serie C, ai suoi tanti tesserati costretti dal decreto governativo emanato per fronteggiare l'emergenza coronavirus a restare a casa, o meglio nelle loro abitazioni in città. Per questo, nella prima domenica senza sport per tutti in Italia, il club biancoverde ha deciso di recapitare ad alcuni giocatori, a mister Beppe Scienze e al suo secondo Giacomo Ferrari, il pasto tipico del giorno. Pasta al forno con dolci del posto. Una consegna arrivata sulle tavole dell'allenatore e del suo vice, oltre che dei giocatori Giorno, Carriero, Pecorini, Rota, Zoneva, Antonino, Tazzer, Nina e Fella. Tutti lontani centinaia di chilometri dalle loro residenze. Abbiamo predisposto un'iniziativa per i ragazzi che sono purtroppo lontano un migliaia di chilometri dalle famiglie, e per far sentire il sapore, per rapportare questa domenica particolare, ti sarà portato anche un pranzo dove è prevista della pasta al forno e dei dolci del posto da parte con la collaborazione di un carissimo tifoso monopolitano. Immagini che restituiscono un tocco di normalità, diffuse sui social dal club in ogni istante, dalla consegna alla degustazione dei piatti. Una scelta che segue il messaggio social diffuso dalla società, con un video che ha visto tutti i componenti, dallo staff tecnico ai dirigenti fino ai calciatori, protagonisti. L'invito è quello di restare a casa per un giorno mangiando pasta al forno e dolci tipici del posto. Un messaggio voluto fortemente dai ragazzi, dalla società, sensibilizzare. Il restare a casa è fondamentale, quindi sappiamo quanto sia importante la voce dello sport in questo momento, e sensibilizzare tutti è importante. È stato fatto in maniera semplice da parte di noi tutti, il calciatore, il presidente, l'amministratore unico Alessandro Laricchia. Il pensiero di De Carne della società, e in particolare per i tesserati che hanno famiglia nelle aree d'Italia maggiormente funestate dal virus. Mister Scienza ha i suoi cari a Borgomanero, in provincia di Novara, Giacomo Ferrari e di Bergamo. Loro, come i calciatori liguri e veneti della Rosa, stanno soffrendo ancora di più degli altri gli effetti di questa epidemia. È inutile nascondersi, sicuramente stanno soffrendo questa distanza dei propri affetti. Abbiamo lo staff tecnico, in primis mister Scienza, che ha la famiglia in quel di Borgomanero, l'allenatore in seconda Giacomo Ferrari e di Bergamo, e loro assieme ai calciatori lombardi, liguri e veneti, ripeto, stanno soffrendo parecchio. Hanno il massimo della solidarietà da parte di noi. Io sono pugliese, barese, la presidenza idem. Ci sentiamo vicini a loro, capiamo che loro hanno ancora di più questo momento di difficoltà. Un pensiero speciale in attesa di tornare alla routine del campo, con un auspicio per il futuro: andrà tutto bene e torneremo a gioire insieme.